Allora, vediamo come sono andato avanti per realizzare questa bottiglia luminosa. Partendo da appunto una bottiglia del 958 Santero. Perché partire da questa bottiglia? Presto detto, perché sono bottiglie artistiche, è un gran peccato buttarle, e allora magari così questa è la versione jeans, la si può riciclare per farci una lampada, perché poi vedremo che accesa dall'interno è notevolmente interessante. Allora, prima cosa da fare è realizzare un buco in basso, eccolo qua, e c'è un video precedente che poi rimando qui sotto nella descrizione. Il buco viene fatto immergendo la bottiglia nell'acqua e anche la punta per stare nell'acqua. Questa è una punta da vetro. Con molta pazienza e delicatezza si fa il buco. All'interno del buco passeremo il filo e l'altra cosa che è necessaria è trovare il sistema di far entrare una lampada da qua e riutilizzare poi il tappo suo e poi alla fine il tappo da coprire, tipo quest'altra lampada che ho fatto, questa qui. Ho fatto una copertura praticamente di carta pesta e vernice in sostituzione della stagnola. In questo caso dovremmo andare un po' più delicatamente, un po' più precisi perché c'è pure la scritta, vabbè. Allora, per attapparla utilizzeremo questa tipologia di tappo, tappo in polietilene. Questo tappo ci permette di inserire anche il supporto che terrà la lampadina. Per la lampadina, ovviamente, dobbiamo trovare una lampadina che passi qui nel buco e non solo la lampadina, ma è necessario che passi qui nel buco anche lo zoccolo, il portalampade. Non potremo andare oltre praticamente la lampadina a 12 volts, il che ci torna pure comodo perché chi fa le cose in famiglia è meglio che non utilizzi la 220. Le cose amatoriali è meglio non utilizzarle. E quindi utilizzeremo questa tipologia che è una lampada LED con questo attacco qua che non è proprio il G16 ma è simile e va bene qui vedete già l'ho montata, va benissimo appunto l'attacco del G16 che è quello che si utilizza per questa tipologia, ok? Però va bene anche per queste. Questa ha la particolarità di poter entrare tranquillamente all'interno del buco della bottiglia. Una barretta di legno, di quelle che possano entrare qui, inserite all'interno della cavità del tappo, e molto semplicemente un paio di buchi per fissare il filo del portalampade, perché questi portalampade vengono forniti con un filo già saldato che poi si è aggiunta. Qui l'ho saldati, adesso si vede il pezzettino in quello saldo. Qui l'ho legati, si può usare delle fascette molto piccole. Qui ho utilizzato il tendine artificiale che ha uno spago cerato che adesso è un po' in disuso. Oh, una cosa importante, siccome se questo c'entra preciso all'interno del buco, è necessario fare questo lavoretto qua, passare i fili nei buchi che in realtà servirebbero per metterci le viti o i fissaggi. I due fili, ecco, passano qua. Un'altra accortezza che dovremmo calcolare un nodo, perché questo nodo ci permetterà di salvare il cablaggio interno da eventuali strattoni dati al filo. Il filo che io adesso piano piano tirerò ed ecco qua. Vedete che così passa. Ora è un po' strettino. Ecco, questo qui è il discorso del nodo, così ci evita lo strattone. Poi qui dovrò trovare un gommino per rifinire questo punto. Posiamo il LED. Adesso rimane che inserire questo tappo.
ma per inserirlo cercherò di metterci un po' di grasso che così agevolerà l'ingresso. Questo in realtà non sarebbe un grasso, 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 quelli di chiunque pensa al grasso da meccanico. Questo in realtà non è un grasso da meccanico, è un grasso da dissipatore addirittura. Questo utilizzo, tanto non è che mi capiti. Ecco qua, perché così sto riuscito a metterlo dentro preciso. Ecco qua. Poi ci si metterà una bella gabbietta e la copertura. Ma anzi, con la copertura non c'è nemmeno bisogno della gabbietta, a dire la verità, eh? Il lavoro in realtà praticamente già sarebbe bello fatto. A questo punto manca il collaudo vero e proprio, che faremo con il mio fido alimentatore a 12 volts. E qua, voilà, già è attaccato il cavo, puff, ecco qua, vedete l'effetto della santera illuminata. L'effetto è falsato chiaramente dall'abbagliamento della camera, però come vedete è molto interessante, è soft, è grazioso. Adesso con carta igienica e colla vinilica prendiamo anche un pennello. Così. Chiaro che una volta sigillato, non potremo più intervenire. Per questo è importante quello che abbiamo fatto con il nodo sul cavo, in maniera che un eventuale strappo non possa pregiudicare appoggiamo qua adesso con un po' aia, di attenzione, mettiamo anche la luce che così si vede un po' abbagliato, ecco qua, vediamo carta igienica. Carta igienica, la usiamo così. Carta igienica assorbe la colla. Cerchiamo di...
alzare un pochino in maniera tale che sia un po' meglio. Poi dopo la carta igienica, una volta che si è la colla si è seccata, praticamente diventa durissima, garantisce una certa rigidità. Adesso facciamo un quadratino con la carta igienica, sempre la carta igienica, e la colla dovremmo usare un po' diluita, che sarebbe meglio, però oggi andiamo un po' di fretta. Adesso questa qui una volta feci una parete con un muro finto, di mattonelli finto, e mi piaceva tanto l'idea di fare un muro finto con i mattoncini, no? Pitturati sopra, però avevo l'intonaco. Allora ho utilizzato praticamente del cartone di scatolone, ci ho fatto tutte come delle mattonelle. Di cartone, e poi le ho attaccate una dietro l'altra sulla parete, come se fossero appunto mattoni, e poi proprio grazie a, in quel caso, diciamo, la carta, quella da cucina, e anche la carta igienica, ci ho fatto praticamente tutto mista a vernice bianca da murale, e devo dire che venne piuttosto bene, tanto che quando ho venduto la casa, quella che l'ha comprata se l'è tenuta, anzi addirittura fu pure motivo dell'acquisto, a dire la verità, la soddisfazione, una certa soddisfazione che portò la cosa, veramente. La cartapesta è interessante come materiale, molto interessante. Magari un giorno riuscirò a finire l'elmo di Boba Fett, che è in corso di lavorazione da 2 anni. È stato fatto proprio con una serie di esperimenti più o meno di successo, o meno magari. Dunque, noi qui che colore gli diamo? Penso gli daremo il giallo. Allora, ecco qua. Un bel giallo, giallo perché ce l'abbiamo qua, poi ce l'abbiamo qui, eccolo qua.
queste pernici ad acqua. Questa è una pernice piuttosto interessante, la comprate a Lobby, purtroppo eccolo qua, ed è una pernice, tra l'altro ha un costo abbastanza devoroso veramente. La trovate a Lobby sia in questo formato piccino ma anche in formato più grande, ed è una vernice all'acqua con dei colori bellissimi, sono i colori pastello che mi piacciono tanto. E la cosa importante è che è una vernice adatta per fare per i bambini. Certo, non che i bambini se la debbano mangiare perché è sempre una vernice, però ha ridotto impatto per i bambini. Quindi quando andremo a fare a breve una sedia per bambini, delle mie, ecco qua, lo faremo proprio utilizzando questa vernice per la finitura. Nella fattispecie, non ve la posso far vedere, ma a breve vedrete il video, lo prepareremo. Periodo in cui ho fatto pochi video. Ecco qua la bottiglia Santero finita, adesso dobbiamo aspettare che asciuga. Qui l'unica cosa è che, porco mondo, abbiamo fatto un danno. Dovrò trovare un qualcosina per proteggere il buchino qui. Però per il resto è fatto. La vogliamo riaccendere? La riaccendiamo come i pacchi, così magari ne approfitto pure per fare delle foto. Eccola qua, accesa. Ecco qui. Spegniamo la luce. Tac. Ecco qua. Qui abbiamo il giallo che richiamerà quello della bottiglia. Il giallo è molto presente in queste bottiglie. E voilà! Nuovamente torno a ringraziarvi. Grazie.